Salve ragazzi, ben ritrovati con House Flipper. Allora, andiamo avanti con le nostre missioni. Vediamo cosa ci dice il computer. Abbiamo dalla posta, ecco, un messaggio di Marco Saponetta. Mia moglie è rimasta incinta e ora siamo più impegnati che mai, ma anche molto felici. Vedrai dopo quando cresce. Ok, non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che devono essere fatte prima che nasca la mia principessa. Quindi la femminuccia. Bene, difatti sappiamo già al 100% che sarà una femminuccia. Come minimo si sbagliano, è un maschio. C'è tutta la casa rosa. Allora, abbiamo comprato una casa per noi tre, però va pulita in modo adeguato e preparata una stanza per la bambina. Bene, ragazzi, questa missione mi piace. Assicurati di dipingere le pareti della stanza di rosa pastello. Ok, oggigiorno potremmo dire che il gioco si deve aggiornare in quanto ormai non c'è più distinzione tra uomo e donna, bambina e bambina, no? Quindi se la bambina volesse una stanza blu, nessuno potrebbe impedirlo. E niente, ragazzi, sono i tempi che stanno cambiando, però fondamentalmente per me è anche giusto. Allora, dobbiamo comprare un lettino, un fasciatoio e anche dei giocattoli. Grazie in anticipo. Presto, papà felice. Bene, 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 sono contento. Ora possiamo fare finalmente un lavoro che poi ci darà una soddisfazione. Benissimo. Allora, vediamo di utilizzare tutte le nostre capacità che abbiamo imparato. Abbiamo ottenuto un rullo da pittura. Bene, spero che non siano quei rulli che compri, no? Online, nelle vendite, che non valgono una cippa. Vabbè, magari ci avrò dei buoni attrezzi, dai. Allora, entriamo in casa. Perfetto, la casa è fornita quindi da una variegazione di stanze. Oddio, mi sembra proprio uguale alla stanza, alle case che ho già visto in precedenza. Comunque, cominciamo. Chiudiamo la porta di casa perché almeno lavoriamo in completa serenità. Ok, sulla mappetta possiamo vedere, ragazzi, tutta la sporcizia in quanto ho sbloccato un'abilità che mi permette di vedere la sporcizia in giro. Vista acuta, eccola qua. Vedi parte dello sporco sulla minimappa e poi eccetera eccetera. Quindi non so se l'ho sbloccata, però la vedo. Comunque, per me è importante questo. Cominciamo a pulire questa stanza. Importante, ragazzi, è l'ordine e la precisione e partire con metodo. Allora, vediamo un attimo tutto qua, sembra tutto a posto. Allora, io direi di pulire tutte le stanze di tutto il monnezzaccio che c'è e poi cominciamo a fare le altre tipi di pulizia. Prima libero di tutti i vari rifiuti che ci sono in questa casa di merda, perché effettivamente di questo ormai si tratta. Allora, vediamo qua. Qui abbiamo un po' di monnezzaccio, lo scatolone e qua per terra. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Qui tutto ok. Mi sembra che qua tutto pulito. Perfetto. Cominciamo, ragazzi, a utilizzare il nostro scopettone. Cominciamo a pulire. Perfetto, ragazzi, non c'è nulla di meglio che fare delle operazioni di pulizia mentre siamo sulla nostra sedia. Ah, è soddisfacente. Puliamo lo sporco, puliamo lo sporco. Ragazzi, se siete stressati, questo gioco vi aiuterà. Vi rilasserete. Che abbiamo ancora? Angolo cottura sporco. No, pulisci le finestre anche qua. Beh. Mamma mia. Non vorrò mai cambiare il mio strumento per pulire. Ah, perfetto. Sembra che qui è sporco. Ma pure qua. La finestra. Bene. Madonna, cara, che lavoro che stiamo facendo. Ok, ragazzi, quarta finestra. Ok,
Chi si fosse sintonizzato ora sui nostri canali, sappiate che siamo Rambola a casetta per una piccola famigliola. Tra un bambino, non sappiamo il nome, però sappiamo che è una femmina. E noi stiamo preparando questa bella casina per questa bella famigliola. Allora è un po' qua. 90% ancora dello Sotsume. 96%. Forse vorrei spostare qualche mobile. O forse qua dietro. Quanto cazzo lo metto questo? Piccia. Però dietro non mi sembra che ci sia dello sporco. Lo posso mettere tipo in mezzo qui, cazzo. Ok. È tutto pulito. Vediamo qua dietro. Qua è tutto pulito. Mettiamo a posto roba, non vorrei che gente cazzi. Ok. Ok, perfetto. Oh. Ma cavolo l'ho messo. Vediamo. Così, perfetto. Allora, che è rimasto? 96%. Mi pare che sia tutto ok. Qua dietro è pulito. Vabbè, a volte tipo rimane qualche angolino, perché mi pare tutto a posto qua. È tutto pulito, puliamo pure i lampadari, la polvere, no? Non c'è niente. Ok, quindi mi pare tutto ok, ragazzi. Direi che la cucina per me è fatta. Bene. Andiamo al bagno. Oh, che schifo qui, ragazzi. Ma chi c'è stato? Certo che questa scopa universale che ci fa pulire tutto, averla a casa non sarebbe male per niente. C'è pure la... guarda, questa è una lavatrice. Una lavatrice ultimo modello. Piccolissima. Ok. Quindi noi ora dobbiamo dedicarci alla pulizia completa di questa bella casuccia. Poi dobbiamo fare la stanza per bambino. Ok. Allora penso che quello progressivo sia per la stanza. Però è tutto sto sporco, non lo vedo. Ma qua dietro è una merda. Guarda l'umidità che c'è venuta qua. Tutta questa muffa. Mi pare tutto a posto qua. Sono curioso di capire perché mi rimane sempre una piccola percentuale. Ah, forse qui dietro, ecco, c'è un po' di merda qui dietro. Però non lo posso spostare questo. Mi faccio qua così. Ecco qua. 94%. E c'è qualche angolino zozzo. Oh, andiamo. Qua, eccolo qua. Aspetta. 98%. Che merda. Spostiamo qui? No, non posso. Non me lo fa spostare. Vabbè, dai, è pulito il bagno. Vabbè. E poi se c'è un po' di muffetta se la leva da solo. Che cazzo. Allora, qui c'è un po' di zucchero. Ok. Secondo me dovrebbero mettere una specie di feedback di ritorno per capire che l'azione che stiamo facendo ha efficacia. Perché non è facile capirlo. Tipo qua per esempio c'è lo zerbino e il zozzo. No, sta pulendo un cazzo. Qua è inutile che pulisco, quindi è fuori. Ok. Ecco qua, corridoio completo. Oh, ma questa è la stanzina della bimba, che carina. Oh, e puliamo. Dai, però pure il giallo ci sta bene. Vabbè. Ogni desiderio in ordine. Quanti soldi c'ho? Cioè, già guadagniamo 2000 euro? Che trovata, raga. Sbagliato lavoro nella vita. Io ve lo dico, raga, ci vorrebbe un robottino
che io comando da casa e così. Madonna, sai quanto sciallo. Pulisco tutto. E poi vi garantisco che la casa è molto più lisa di questa. Ok. Bene. Tutto qui, tutto è bello, pulito e lindo. Le finestrine qui. No, pure le finestre, vai. Madonna. Velocizziamo un po', eh. Io faccio video di migliaia di minuti. YouTube se no non me le mette. Allora, la finestra. Lava la finestra, vai. Cazzo, sarà così facile. A casa li facevo sempre. Allora, lo sporco c'è ancora però, ci dice l'amico. Vabbè, certo. Dai che schifo. 99% qui sotto c'è un po' di monnezzina. Perfetto, 100%. Allora possiamo cominciare a dipingere. Allora, come possiamo prendere i colori? Qui, pittura, perché nessuno ce l'ha insegnato. Dipinge. Andiamo qua. Ah, devo mettere la latta, giustamente. Allora, vediamo un po'. Latta della vernice. Ah, con il negozio. Il negozio, vernice. Dove sarà? Mobili, pavimentazioni, impianti, pareti. Ecco qua. Dobbiamo prendere rosa pastello. Viola, rosa delicato, rosa bambino, rosa nebbioso, coniglietto rosa, rosa fard, che cazzo, scriviamolo, pastello. Ah, madonna la roba, oh. C'è un sacco di roba qua, viola pastello. Ah, forse... devo scrivere bene rosa pastello, rosa pastello, eccolo qua, 16 euro, regna. Allora, dimensione, piccolo, medio, beh, prendiamolo medio, dai, mettiamolo qui per terra, ok, mettiamo questo. Allora, tieni premuto per caricare il rullo con vernice, vai, ah, come si è gonfiato, e cominciamo a spitturare. Come facciamo così? Ah, che soddisfazione. Ma a me pare un violetto. Ah, è finita la pittura, ok. Mazza come ciuccia. Ecco, questo già. Sono due colori diversi. Qualcosa che non quadra. Vabbè, lì comunque ci dà un 7%, quindi sicuramente stiamo facendo le cose in modo corretto. Perché magari più colori metti, più cambia. Ah, andiamo alla pittura. Mazza quanto ci vuole. Ragazzi, non mandate avanti, mi raccomando. Godetevi questi momenti insieme a me in eterno. Ne approfitto intanto per chiedervi, ragazzi, di iscrivervi al mio canale, in quanto potremmo godere insieme di questi momenti fantastici. Mettetemi un piccolo like, poi, giusto per mandare avanti un po' l'algoritmo di YouTube, che se no non ci fa smuovere di... Comunque intanto ne approfitto anche per ringraziare tutti gli iscritti che ho avuto fino adesso. Allora, nuova abilità di pittura disponibile. Vediamo. Non sprechi vernice su pareti già dipinte. Ottimo. Almeno ho capito, non butto vernice a cazzo. Ecco, tipo qua, vedi, non me la fa mettere. Bene. Perché parecchia l'ho sprecata.
Benissimo. Lo fa un lavoro che è superbo. Ho già guadagnato 2.760 euro. Ok. Qui intorno poi è pieno di case, quindi se faccio un buon lavoro avrò una buona pubblicità. Ecco. Poi devo prendere l'armadietto con fasciatoio, il puff. Ah, anche il lettino, giustamente, per bambini. Facciamo anche questi pezzettini qui. Mi sa che un barattolo dopo ci fa. Ma io vorranno pure il soffitto rosa? Beh, Madonna, tutto rosa, però è finito. Allora, vabbè, devo comprare un altro barattolazzo di rosa pastello. Io penso di piarlo L a sto punto. Se devo fare pure il soffitto, mica mi basta. Ok. Che musichetta, ragazzi. Che relax. Quasi potresti chiudere gli occhi e ascoltare il video con le cuffie. Certo, la mia voce non è che sia una delle migliori, però qualcosa devo dire. Ah, ecco qua. Bene. Spreco molta meno vernice. Ecco qua. L'angolino lassù. Bene. E ho scoperto che tenendo premuto ora me le fa tutte. Incredibile, riusciamo anche a dipingere dietro al mobile. Vabbè, queste sono piccole izze. Ok. E questo pezzettino qua. Questi pezzettini. Ah, mi sa che manca pure questi. Che famo? Bene. Dai, che robetta, raga. Pure le soglie famo? No, queste no. Sotto sì. Non si vede, ma sotto non può rimanere, certo, di un altro colore. No, il soffitto non me lo fa fare comunque. Concludi ordine. Beh, no. Da fa ancora un po'. A parte che mi sa che è quasi fatto, perché le altre stanze le avevo fatte tutte. Sotto. Ok. Bene. Io direi che è tutto pronto. Posso farle, vedi? Posso fare anche il soffitto, dai, che fai? Non fai? Allora, un'altra abilità sbloccata. Riduce il consumo, pittura più veloce. Decisamente. E che roba, oh, madonna! Vabbè. Adesso, già. È un'altra cosa, eh. Quanto viaggia? Top. Un altro punto abilità, ragazzi. Pittura di più. Due pareti contemporanee. Sì. Ah, ma come va? Muovo come il treno, raga. Porca miseria. Se ce l'avevo prima, avevo finito una vita fa. Allora. Bene. Possiamo buttare il secchio. Allora, vendi. Perfetto. Poi, ora dobbiamo comprare il lettino per bambini. Allora. Indietro. Vediamo qui.
Allora, accessori, mobili, pavimentazione, mettiamo un po' lettino per bambini, eccolo qua. Allora, è rosa pastello. Non si vede neanche. Cassetto come lo vogliamo, sempre rosa, tutto rosa. Ok, mettiamoglielo qua, dai, carino. Ok, poi scaffale col... Allora, scriviamo col scaffale. Allora, vediamo un po'. Scaffale. Eccolo qua, col. E legno bianco, wing è giallo, noce. E non c'è bianco. C'è rosa. Non c'è rosa. Allora, facciamo un po' bianco, dai. Dove lo metto? Qui così, dai. Bene. Armadietto con fasciatoio. Allora, fasciatoio. Armadietto con fasciatoio. Eccolo qua. Pastello. Le porte, no, sempre chiare, dai. Questa. Dove mettiamo? Qui. Sotto la finestra c'è più luce. Ok. E poi il puff. Allora, puff, puff, puff. Puff, puff, puff. Ne sono vari tipi. Dai, vediamo questo rosa. Madonna quanto costa. Mettiamo qua. Non gli piace. Non me l'ha conteggiato. Quindi. E che sarà allora? Puff. Puro, in pelle, chiaro. Vediamo. Ci sono tanti. Ah, questo qua magari volevano, sì. Allora, qui che possiamo mettere arancione, dai, è carino. Mettiamo uno qua. Ok, me l'ha conteggiato. E uno lo mettiamo qui, dai. A posto, tra il lettino. Ci siamo. Ok. Allora andiamo a vedere se è tutto a posto. No, sta camera fa schifo. Sono venuto qui. Che fa? Mi lasciamo tutto zozzo? Che è sogno? Vai a letto. Madonna, è già fatto. No, no, che dormi. Porca droga. Ok. Penso che poi abbiamo finito. 4.000 euro di entrate. Ok. Devo migliorare però la scopettone, perché è un granché questo. Arrivati ora a questo livello di velocità, serve qualcosa di più veloce e performante. Allora devo fare fine. Madonna che schifo questo. Mamma mia. E quant'è che non puoi fare? Fatti pure fuori l'ircia. Ok. Bene, questo fa schifo. Puliamo. Allora mi sembra che l'angolino qui l'avevo visto prima. Perfetto. Tutti gli ordini finiti. Possiamo concludere l'ordine, ragazzi. 100%, sì, termina. Madonna. No, ragazzi, abbiamo fatto un capolavoro. Cioè, abbiamo praticamente reso felice una famiglia che aspetta una bambina dolce e bellissima. Ok, però noi viviamo nella merda. Eh sì, mi sono reso conto ora che la nostra casa fa schifo. Abbiamo una bottarella nostro ufficio, perché certo non è che sia una buona presentazione.
Questo non viene via. Mamma mia. L'erciume. Madonna, è cascato tutto. Allora, via. Anche te. Madonna, pure il cesso fa schifo. Andiamo a buttarla così, proprio per... Tanto non è che devi nessuno. Ecco. Qui c'è una vita, qui c'è lo sporco di quelli lì tosti. No, mi serve più... più potenza, diciamo. Il tappeto fa schifo. Ok, manca pure il termosifone. La porta fa vomitare. Che non si pulisce. Tocca la butta alla via. Madonna che merda. Vabbè. Per esempio che è monnezza. Butta tutto. Che è sto schifo? Che fa questa roba? Via, la tazzina, vediamo tutto. Ah, che schifo. Soldi, mi servono i soldi tanto. Ok. Così che non ci faccio un cazzo, però che è merda, via. Il letto pure è un po' schifo. Vabbè, comunque. Vediamo che c'è il computer. Abbiamo anche dei altri lavori. Bene. Quindi abbiamo fatto tutti questi lavori in modo adeguato. Fondamentalmente solo questo qui è rimasto un 98%. Magari mi sarà sfuggita una caccolina. Bene ragazzi, allora pure per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione e taglieremo anche l'erba prossimamente, qui faremo una grande mega stanza aggiuntiva, faremo tutta una stanza da gaming, tutto cazzuto, con tutte delle cossine fatte apposta per giocare tutto il giorno, tutta la notte più che altro, perché il giorno si lavora e niente, vi invito ragazzi a iscrivervi al canale, è gratis. Non vi costa nulla, facciamo salire un po' i numeri di questo canale, così abbiamo tutti una bella soddisfazione. Sarà come pulire tutti quanti le finestre, quanto è bello raga. Va bene ragazzi, vi saluto, ciao!